Peso lordo, netto, tara. Per misurare la lunghezza si usa il metro e per misurare la capacità si usa il litro. L'unità di misura del peso è il chilogrammo o chilo. I suoi multipli, miriagrammo, quintale e tonnellata, servono per pesi molto grandi e i suoi sottomultipli, ettogrammo, decagrammo e grammo, per pesi più piccoli. Ma come fare per misurare il peso reale di un oggetto contenuto in un recipiente o una confezione? Per esempio, le arance dentro una cassetta, i biscotti dentro una scatola o il succo di frutta dentro una bottiglia. Bisogna separare il peso del prodotto da quello del contenitore. Il peso netto è il peso del contenuto considerato da solo. La tara è il peso del contenitore. Il peso lordo è il peso del contenuto e del contenitore insieme. Dunque è uguale alla somma di peso netto più tara. Per ottenere il peso netto, quindi, devi prima calcolare la tara e poi sottrarla al peso lordo. Se un vassoio di pasticcini pesa nel complesso 220 grammi, per esempio, puoi pesare su una bilancia il vassoio. Se il suo peso è di 20 grammi, saprai che i pasticcini pesano 200 grammi, cioè 220 meno 20.